Buongiorno, oggi è la Befana e niente, volevo andare a fare una pescatina veloce a spinning nell'Elsa a vedere se si prenderà qualche calore gigante. E arrivato in loco ho trovato tutto torbo, l'acqua praticamente marrone, e allora ho detto andiamo a fare un trekking veloce, una passeggiatina in un posto che è bellissimo, un po' lasciato nell'abbandono, però altresì un posto stupendo. E niente, anche qui l'acqua sarà a momenti parecchio allazzata, perché passa dalla mota, dal campo, però poi vedrete qui l'acqua è una trasparenza unica e totale. Allora, questa è la vecchia cartiera lasciata tutta nell'abbandono. Poi andremo a vederla anche dalla parte davanti, di là dal piazzale, e tutto imbrigliato in canali che poi portavano l'acqua, con tutte le varie chiuse, portavano l'acqua per la lavorazione della carta. Venite, si va a vedere. Chiaramente, ecco, l'acqua presenta più delle parti questo colore qui, quando comincia a scorrere dai campi, però nei punti dove c'è le risorgive, dove nasce la sottoterra, è stupenda, c'ha un colore impressionante. Non è la giornata giusta per venire a fare questa passeggiata, però visto che ci sera abbastanza in zona, prima di tornare a casa si va a fare questa passeggiatina. Tutto imbrigliato, le varie chiuse che servivano a governare l'acqua. Vedi già lì che percola dal sottoterra, l'acqua assume tutto un altro colore. Esce completamente trasparente. Temperatura dell'acqua, diciamo, è calda, non è ghiaccia come dovrebbe essere in altri posti. L'estate questo posto è strapieno, è proprio preso d'assalto, essendo piccolo si zeppa subito. Famoso, si scivola, no, torno indietro e niente, vediamo di qua,
Già qui c'è una smontata con la radice. Eccoci, eccoci. Vediamo se ci si riesce ad avvicinare per fare anche una ripresa subacquea nel possibile. Ecco, forse da qui che ci sassi, perché la terra è parecchio morbida e smottosa. Eccoci. L'acqua è calducina. Acqua esce da sottoterra calda. Uno spettacolo. Ok, si procede in giro verso la cartiera. Peccato, è desolante vederla così, eh. Pensare che qui a suoi tempi deve aver vissuto momenti di gloria, eh. Non è un edificio da poco, ecco. E quando esce dalla terra, chiara e trasparente, poi comincia a passare, a scorrere, specie dopo è piovuto e scorre veloce, passa da questa terra, è parecchio morbida, va tutto in superficie e diventa subito allazzata. Mentre guardate, ogni rivolo che esce da sottoterra, completamente trasparente. La
la portata normale non è questa, eh. Ora è piovuto, ieri è piovuto praticamente quasi tutti i giorni, piovevo bene. Ecco qua. Tutto all'abbandono, devastato, sporcizia in ogni dove. Percola l'acqua anche dal soffitto. Dici. Il tetto è pericolosissimo da dentro perché vedi, quelle mattonelle stanno via via crollando una a una. C'è da passare a ritrovarne il capo. Però è un peccato vedere posti simili, in questi posti iperbelli, lasciati così all'incuria, all'abbandono, aspettando che crolli tutto giù, senza fare niente, ecco, per un posto così. Vedete, non era una cosa da poco, era tanto ben strutturata. Da qui si arriva alla chiusa che dove appena siamo arrivati, eh? Poi torneremo da là. Chiaramente poi la presenza di persone in estate a bivaccare, quindi sporco, lattine, bottigliette, insomma di tutto, di tutto. Vecchie macine in pietra. Vecchie lì dentro, ora non ci si passa, c'è rovina. C'è due belle macine giganti nel vascone là. E dappertutto bottiglie, lattine, dappertutto. Qui c'è la presa dell'acqua. Va bene, è stato chiuso del tutto, fortunatamente e finalmente, a parte tanto si passa di là. E niente, rifarò il giro per uscire fuori. E questo è quanto. Queste sono le vene di Unci. Peccato per tutto questo abbandono perché sarebbe veramente un posto delizioso. Vai, ciao. Va bene, si ritorna. Meno male,
Sta uscendo un po' di solicino oggi e niente, con la promessa che qui ci si ritorna in un momento migliore. Quindi già l'acqua comincia a schiarire un po' più dappertutto, eh. E poi a parte qui va bene, ma insomma sono posti belli per fare passeggiate, eh? C'è tutta la strada là che continua. Bisognerebbe avere solo più cura e rispetto per tutto, ecco, perlomeno per quello che ci appartiene, cioè no, non è il nostro, ma ci appartiene. Che dà modo di poter essere fruibile a tutti. E vabbè, niente, qui ci sarebbe da fare tante polemiche, ma lasciamo solo il fatto di aver visto un bel posto. E speriamo che ritorni, non tanto la cartiera, ma insomma, di ripristino e ritorni a essere un posto ancora più vivibile. Chiaramente ci vengono famiglie, ragazzini, ci viene un po' di tutto e quindi ciao, buona giornata.